Dagli studi di Radio Mater va ora in onda Testimoni del Cielo, rubrica sul disagio in diretta dal CUFRA di Sommariva del Bosco, provincia di Cuneo. Auguriamo a tutti voi buon ascolto e diamo subito la linea al sociologo Fabrizio Gagnor. Amici cari, buona serata e buona festa solenne dei Santi Pietro e Paolo. Questa sera proseguiamo con la terza puntata sul tema del conflitto, e abbiamo parlato nelle precedenti puntate del conflitto interiore e oggi cerchiamo di fare un po' luce sul conflitto relazionale. E io voglio farvi questa domanda e così voi cominciate a pensare ai vostri interventi. È possibile la quadratura del cerchio? Sapete, da sempre lo sentiamo dire, no? È possibile la quadratura del cerchio? No, ma o è quadrato o è un cerchio. È possibile la quadratura del cerchio? O potremmo dire, scioccamente, la cerchiatura del quadrato, no? Il tema di cui ci occupiamo perciò nelle dinamiche relazionali questa sera parte da uno spunto che ha il seguente titolo: menti quadrate e menti circolari. E vi viene subito in mente che il quadrato ha degli angoli che pungono e ognuno si chiede: ma io ho più una mente quadrata o una mente circolare? E da questo vedete subito che quando parliamo di conflitto bisogna mettere in conto che, e lo vedremo poi non oggi ma una prossima puntata, ci sono diversi tipi di mente, così come ci sono diversi tipi di intelligenza. E allora bisogna capire bene nel cammino della vita per costruire la pace. La pace parte dal di dentro, ma richiede di poter accogliere e accettare, non voler cambiare gli altri per farli a nostra immagine, ma al più dare un contributo con il meglio che possiamo cercare di offrire affinché l'altro lo utilizzi un po' come la cassetta degli attrezzi, che lo utilizzi per il meglio per sé. E le psicologhe che vi presento questa sera ci aiuteranno a capire come fanno ad accompagnare le persone a conoscersi per poter conoscere. Allora, questa sera c'è con noi la psicologa dottoressa Laura Bruna, è una presenza importante perché si occupa della comorbidità psichiatrica e quindi saprà dare un contributo specifico su questo ambito. E poi c'è la dottoressa Fabiola Di Lauro, c'è anche con noi il signor Tariq che porterà la propria esperienza. Io, a beneficio di coloro che non hanno potuto ascoltare le precedenti trasmissioni, faccio un cenno, il più breve possibile, ma che consenta a tutti di seguire il filo del discorso, di dove siamo arrivati. E nella prima puntata al riguardo, parlando del conflitto interiore, abbiamo toccato alcuni punti che io enuncio. Il primo: il rapporto tra la mente e il corpo, dove abbiamo detto che il nostro organismo è un sistema nel quale ogni parte comunica con le altre mediante canali bidirezionali. Mente e corpo non sono due mondi separati, ma sono due parti in continua influenza reciproca e contribuiscono perciò o a produrre salute o a produrre malattia del sistema complessivo.
Secondo passaggio. Quando ci sono dei sintomi di qualcosa che va in squilibrio nel dialogo tra mente e corpo, parliamo di sintomi e psicosomatici, un segnale che il nostro cervello ci manda per dirci che dobbiamo cambiare rotta nel nostro rapporto emotivo con gli eventi della vita. Non solo sono dei sintomi, ma talvolta diventano delle vere e proprie malattie, con una genesi psicologica. Terzo passaggio. E allora che facciamo? Terzo passaggio, ci siamo detti la soluzione è dentro di noi. Mentre sovente si corre alla ricerca di soluzioni al di fuori, di qualcuno che risolva al posto nostro, ed è questo di cui ci parleranno le psicologhe presenti questa sera, che fa proprio parte integrante, intrinseca del percorso di cura della terapia di gruppo, della terapia individuale, del fatto stesso della terapeuticità dell'essere insieme nella vita comunitaria residenziale. E allora noi, così presi dalla disperazione di non sapere che cosa fare quando si è soli, cerchiamo al di fuori invece che cercare dentro. Ma come facciamo a cercare dentro se nessuno ce lo insegna? Perciò, nella seconda puntata, ci siamo detti che dobbiamo imparare a leggere il conflitto interiore che può diventare un agente di armonia, che produce armonia. Perché le maggiori scuole di pensiero della psicologia moderna concordano sul fatto che esistono forze interiori che spingono ad agire in direzioni contrapposte l'una all'altra, rispetto alle quali è necessario trovare qualche forma di equilibrio. Perciò la connotazione negativa che normalmente si dà nel conflitto interiore oggi può essere sostituita dal dire: questo è un segnale, una luce che si accende sul cruscotto della macchina che dice attenzione, che questo è un segnale che c'è qualche cosa da modificare, c'è uno squilibrio, è un segnale, bisogna crescere nella consapevolezza di sé. Perciò le persone che vengono a curarsi nei luoghi di cura del CUFRAD, e da questo lo useremo come paradigma, come prototipo anche per tutti voi che siete all'ascolto e che volete aiutare qualcuno che conoscete, parte proprio da questo principio, che quando si vede che dentro di sé c'è una situazione non equilibrata, che non dà pace, che non dà serenità, invece di dare la colpa agli altri o di cercare altrove soluzioni che ci risolvano i problemi, dobbiamo lasciarci accompagnare a guardare dentro di noi, in modo tale che noi stessi possiamo prendere il conflitto che viviamo, che diventi addirittura un agente di armonia. Hillman, un noto psicologo, diceva che il conflitto, se è ben guidato nell'osservarlo dentro di noi, può diventare uno strumento di superamento della logica che possediamo di dire o bianco o nero, ma per diventare no, come si dice, c'è del buono in tutti. Vero, ma sappiamo discernere. La vera armonia interiore, dice Hillman, nasce dal crescere, quando cresce la consapevolezza, quindi la conoscenza di sé. Dobbiamo andare oltre i nostri conflitti, fare in modo che le cause che li scatenano vengano rilette, e sto anticipando le domande che pongo alle nostre ospiti, che ci spiegheranno come fanno a concretamente attuare questo che vi sto enunciando, vengono rivisti i conflitti alla luce di un livello di coscienza più ampio, più elevato. Però vedete, ed è quello per cui
vi sto accompagnando alla puntata di questa sera, perché uno prima dovrà vedere, poi lo vedremo più in dettaglio la prossima volta, ma se lui ha una mente quadrata o una mente circolare, allora qualcuno deve pure aiutarlo, vedete? Allora il modo migliore di risolvere i conflitti è andare al di sopra, salire al di sopra, guardare le cose dall'alto e essere semplici come una colomba, volare alto. Sì, i problemi non possono essere risolti allo stesso piano o allo stesso livello di coscienza in cui sono stati generati. Vi sto parlando della relazione di aiuto, devi avere qualcun altro che ti aiuta a guardare dall'alto. Tutte le cose, se noi le vediamo dall'alto, immaginiamo di essere su una punta di una montagna, cominci a prendere distanza, altrimenti vedi quando sei immerso nelle cose, che conflitto emotivo, che impulsività che scatta subito. Momento, fermati. Allora, quando c'è una nuova consapevolezza, le zone d'ombra scompaiono, vengono riviste. Arriviamo al punto di oggi. Ci sono menti quadrate, chiuse, e menti circolari, più aperte. Ma verrebbe subito l'idea di dire che quelle circolari sono migliori delle quadrate, no? E invece no. È per questo che vi anticipavo del problema della quadratura del cerchio. E perché vedi, sarebbe subito schierarsi in buoni e cattivi e contraddicendo quello che Hillman stava dicendo. Sgomberiamo il campo dai giudizi di valore. Le menti chiuse non è che siano migliori di quelle aperte, e le menti circolari non sono migliori di quelle quadrate. Entrambe sono insidiate dalla tentazione del fraintendimento, della presunzione, anche del fanatismo, del ritenere di te lo dico io come stanno le cose. Pensate cosa succede partiamo dal conflitto interiore. Vi ho detto che stasera ci apriamo al conflitto relazionale. Pensate nelle famiglie, cosa succede nelle famiglie. E dipende da che punto di vista guardi la montagna. Sapete che nella comunicazione c'è un mittente e un destinatario, che vuol dire che c'è una persona che con le parole, ma molto più anche con i gesti, con l'atteggiamento o col silenzio, trasmette a un destinatario dei messaggi. Ma l'altro non ha lo stesso codice di lettura che ha chi lo sta trasmettendo. Tant'è che Rogers aveva insegnato, vi ricordate, la riformulazione, no? A dice una cosa, ma Rogers, da bravo psicoterapeuta, diceva: ma se vuoi cominciare a costruire la pace, tu prova a riformulare dicendo: ma scusi, ma lei mi sta dicendo che... E magari l'altro dice: no, io non ti stavo dicendo questo. Perché il mittente trasmette in base alla propria mente, che magari è una mente quadrata, all'altro, che magari è una mente circolare, e interpreta male. Non si è messo nell'empatia, nei panni dell'altro. E di lì nascono i conflitti. Pensate nelle famiglie. Non solo, ma pensate quando le persone incautamente nel cammino della vita cercano un partner, adesso si dice così, che va a compensare ciò che a loro manca. E questo funziona solo quando
tanto per andare nella tematica di stasera, fin quando c'è un cerchio che ha assolutamente bisogno di avere un quadrato dentro e quando c'è un quadrato che ha bisogno di un cerchio dentro, tanto per dire. Ma appena appena il cerchio ha bisogno di spostarsi, conflitto. Vedete, quando due cerchi si avvicinano fino a potersi sovrapporre, c'è complessità in tutto questo. Allora andiamo avanti nel cercare di dire qualche cosa in questi 15 minuti e poi diamo lo spazio alle nostre ospiti che ci contestualizzano, cioè ci spiegano come fanno a lavorare nell'accompagnamento delle anime che vengono a cercare rifugio dalle tempeste della loro vita nel rifugio del cuore immacolato di Maria, qui villaggio di Maria Immacolata. Sabato 1 luglio sarà 40 anni, pensate, 40 anni di cammino con la Madre di Dio e con il Signore, questo dono così grande. Ma non dobbiamo spaventarci del conflitto, oggi è la solennità dei Santi Pietro e Paolo. Per chi ha conoscenza della Sacra Scrittura e del Nuovo Testamento ha presente che anch'essi non hanno sempre avuto la stessa visione delle cose. Vi ricordate? Adesso non entro nel merito dei dettagli di che cosa fosse l'interpretazione corretta di quello che era la luce che il Signore aveva portato e di come, accogliendo la presenza viva di Gesù risorto, col proprio impegno bisogna essere aperti per poter essere il corpo di Cristo, ma uno la vedeva in un modo, l'altro nell'altro, ma non è che uno fosse più buono dell'altro, erano buoni entrambi. Allora, il quadrato e il cerchio, la comunicazione tra le persone attraverso il parlare o lo scritto, che lo si tenga presente o meno, rimanda a un qualche cosa che c'è a monte. Non so se riesco a spiegarmi, perché se tu parli, i sociologi del linguaggio sono specifici quando parlano della grammatica del senso, cioè c'è una grammatica nella comunicazione che fa riferimento al senso che tu dai alle cose. E quindi quello che nel tuo linguaggio, parlato o scritto, vuol dire un determinata cosa, ma perché tu hai le premesse esistenziali che la fondano, ma non è automatico che sia così per l'altro. Facciamo riferimento un po' all'ambito delle religioni, che ci aiuta poi, ma non voglio parlare di questo, è soltanto uno spunto perché poi voi applichiate alla quotidianità, però questo che tutti hanno presente aiuta un po'. Una mente che sia quadrata, chiusa, è fondamentalista, statica, come il quadrato, crede di avere ragione, io so che cos'è il bene, io so cos'è il tuo bene e io lo farò che ti piaccia o no. No, è terribile questa cosa, vi immaginate che cosa terribile? Eppure ci sono questi. Pensate nella vita, può essere anche nel rapporto educativo. Invece che dare la cassetta degli attrezzi, perché il bambino, l'adolescente, ma anche la persona adulta, che mi diceva il Claude Livingstone, è un adolescente interminabile in certe situazioni, abbia la cassetta degli attrezzi per poter crescere, per diventare libera, avere le ali per volare. E questa è la vera relazione di aiuto di cui ci parleranno questa sera anche le nostre ospiti. Ma allora vedete che non bisogna avere la mente quadrata. E quella mente lì considera sbagliato tutto quello che esula dalle sue credenze, dalle sue convinzioni. Quando una mente è aperta, è, come si dice, più ecumenica, ma cosa vuol dire? Che
si guarda intorno, è più come plastica, più plasmabile, e è più disponibile a vedere i punti di connessione con altri. Però, quando c'è una mente, facciamo l'esempio ancora rifacendoci agli aspetti religiosi, ma non è di questo che voglio parlare, ma vi aiuta un po' a capire perché tutti ce l'avete ben presente. Quando c'è una mente chiusa, considera come ci sia la sorgente, Dio, come un'unica fonte da cui scende un unico fiume, il suo. Tutti gli altri non esistono. Se c'è una mente aperta, considera la sorgente, che è sempre la stessa, il creatore, creatore dell'universo, come una sorgente da cui scendono vari fiumi che portano acque di sapori diversi, sapore, sapere, sapere, avere gusto, la sapienza, avere il sapore della vita. Ed è qui, non è il momento perché non c'è più tempo, come sarebbe bello citare il libro della Sapienza, dove si descrive la sorgente da cui tutti veniamo. Andiamo avanti. Perciò una mente quadrata, statica, è bloccata. Una mente circolare è dinamica. E allora vedete che sono inconciliabili come il quadrato e il cerchio. Ma ci siamo detti che il quadrato non è migliore del cerchio e il cerchio non è migliore del quadrato. Perché la differenza non attiene al merito, cioè alla qualità, ma al modo che la mente adotta nel rapportarsi con l'esterno a sé. Andiamo noi un po' a chiudere questo aspetto che vi ho presentato. Vi dicevo prima, si può inserire un cerchio nel quadrato e si può inserire un quadrato in un cerchio. Nel primo caso c'è un quadrato, lo vedete, con la mente, anche se siamo in radio non ve lo posso far vedere, ma tu lo vedi. C'è un quadrato, tu gli metti dentro un cerchio e quello è la rappresentazione della mente chiusa, che comprime dentro i suoi angoli la mente aperta e dinamica e la critica, la giudica. Avete capito? Immaginate, lo vedete, il quadrato, dentro c'è il cerchio e dici, ah guarda, tu fai tutti i cerchi che vuoi, basta che li fai dentro il mio quadrato. Tanto per dire. Nel secondo caso c'è il cerchio che, mentre l'altro comprime, in questo caso comprende la mente quadrata. Allora, invece stiamo vedendo adesso il cerchio, che comprende, poiché non stigmatizza, perché per quanto osservato sarebbe un'autocensura, ma qui un aspetto più complicato dell'aspetto più filosofico lo lasciamo da parte. Non bisogna perciò dimenticarsi che c'è questa differenza radicale tra le due tipologie di menti. Allora, se uno è una mente quadrata e ci mette dentro il cerchio, vuole comprimere. Se uno invece è una mente elastica, è un cerchio, comprende quello che è quadrato e lo mette dentro. Se si arrivasse alla quadratura del cerchio non si avrebbero conflitti. Vedete, perché è come se il quadrato dicesse al cerchio,
ma tu sei sbagliato, perché io sono giusto, perché io sono quadrato. Ma si dimentica che anch'esso è una forma. Una forma mentis. Perciò si capiscono, alla luce di quello che ci siamo detti, i contrasti, i conflitti relazionali. Adesso taglio un pezzo di questa presentazione per arrivare alla conclusione, perché è il momento di dare il microfono alle nostre ospiti, ma la conclusione è bellissima perché il quadrato e il cerchio non possono combaciare, ma non c'è da stupirsi che su questo argomento, su cui tanto hanno riflettuto i filosofi, i teologi, nella geometria sacra, pensate ai rosoni delle chiese, pensate, no? Si contempla sia il cerchio che il quadrato, perché il cerchio e il quadrato esprimono un totale, ma il quadrato serve a esprimere il limite. In altre parole, il cerchio esprime il cielo, il celeste, il quadrato la terra, che non è opposto al cielo, ma è creatura. Il quadrato va bene che stia dentro il cerchio. Ma in questa consapevolezza cosa abbiamo da dire? La terra dipende dal cielo, ma guardate un po', e con questo concludo, il disegno di Leonardo da Vinci, ve lo ricordate? L'uomo quadrato inscritto dentro il cerchio. L'uomo vitruviano, perché il riferimento è all'architetto romano Vitruvio, rappresenta l'uomo, le proporzioni ideali del corpo umano, che può arrivare alla quadratura del cerchio se tutto il suo essere tocca il cielo. È bello, eh? Se tutto il suo essere. L'avete in mente quel disegno di Leonardo? Tutti ce l'hanno in mente. E allora vuol dire che l'uomo che tocca con le due braccia spalancate, le gambe, il cerchio, e poi vedete che le sue dimensioni possono stare perfettamente dentro il cerchio, lui se sta nella sua dimensione, se non chiude le braccia, se non si chiude dentro se stesso ma rimane aperto, tocca il cielo. E il cielo gli trasmette la bellezza dell'aldilà che entra nell'aldiquà. Ma che bello, bello, vedete, il cerchio rappresenta il cosmo, il divino, gli antichi lo consideravano simbolo di perfezione, nella contrapposizione vi ho detto c'è il quadrato, il simbolo del mondo terreno, l'uomo diventa l'unione, il simbolo dell'unione tra il microcosmo e l'immensità del cielo e dell'universo, nel quale, col quale può comunicare se senza paura spalanca le sue braccia per toccare il cielo. L'uomo, e chiudo così, è il riflesso di un ordine superiore, il quale contiene gli elementi che compongono il mondo intero. L'auspicio è che in futuro possiamo creare un mondo nuovo della pace, dove nell'aiuto reciproco si arrivi a spalancare le proprie braccia senza paura, a toccare il cielo, così che in quel modo si può arrivare alla quadratura del cerchio. Beato chi percorre questa strada per primo, e vivendola la irradia a tutti quelli che incontra.
è così. Ma per questo non giudicare gli altri, eh? Non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati, perdonate, sarete perdonati. Mi fermo qui, amici cari, voi preparate i vostri interventi, le vostre considerazioni, le vostre domande per le nostre ospiti. Io vi ricordo che potete scrivere i vostri messaggi a Radio Mater, il numero lo conoscete, ma io lo ripeto, così chi non lo ricordasse a memoria se lo scrive. Per i vostri messaggi scrivete domande, interventi, considerazioni. Il numero è 331-791-4523. Oppure per le vostre email scrivete a diretta@radiomater.org. Se volete telefonare in diretta, 031-64-6000. Ripeto il numero per i vostri messaggi, 331-791-4523. Lascio la parola alla psicologa dottoressa Laura Bruna. Buonasera a tutti e grazie dottor Gagnor di avermi dato la possibilità di essere qui stasera. E, riascoltando tutto ciò che ha appena finito di dire, occupandomi della comorbilità psichiatrica come prima accennato, ho notato in questi ultimi anni sempre più ragazzi giovani entrano in comunità perché si sentono persi, perché l'arrivo della sostanza arriva veramente in tenera età e quindi queste persone non hanno ancora avuto il tempo di costruire una propria personalità proprio perché erano molto giovani. Di conseguenza la droga ha purtroppo nascosto quali erano le loro capacità, quali erano le loro risorse e quali i propri limiti, per cui quando arrivano qui sono veramente spersi e hanno proprio bisogno di essere guidati a capire chi sono, a migliorare proprio la conoscenza di se stessi, come stava dicendo prima, e abbiamo diversi strumenti per fare questo. Prima lei ha parlato della borsa degli attrezzi. Noi abbiamo tanti attrezzi per poter, noi li chiamiamo strumenti, per poter cercare di migliorare questa conoscenza di queste persone affinché possano poi costruire una personalità salda e una personalità per cui loro riconoscono di essere questo. Mi viene in mente prima di tutto sicuramente lo strumento del teatro, che è come mettersi nei panni degli altri, significa proprio entrare in empatia con le altre persone, perché ci si mette proprio a fare una cosa che non si è propensi. Tanti infatti non si osano, fanno proprio tanta fatica, però se si lasciano guidare, si affidano alle nostre direttive, chiamiamole direttive, ma in realtà sono dei consigli, perché vorremmo che trovassero ognuno di loro la propria strada. Non tutti devono diventare attori, non tutti devono diventare cantanti, ma attraverso queste attività espressive e creative hanno la possibilità di conoscere meglio se stessi. Mi è capitato in un sacco di gruppi a volte chiedere che cosa ti piace fare. Tanti ragazzi non hanno idea di che cosa gli piaccia fare, è incredibile. Se ti chiedo qual è il tuo cantante preferito, alcuni non lo sanno, proprio perché non ci hanno mai pensato, non hanno mai avuto un dialogo interiore con loro stessi, proprio perché la vita li ha portati a delle vicende, ahimè, difficili, e quindi tutta la conoscenza di se stessi è passata in secondo ordine, ma in realtà è la base. E poi sicuramente un altro strumento è l'automutuo aiuto, perché attraverso il rispecchiamento dell'altro io riesco a comprendere anche alcuni dei miei comportamenti, e solo attraverso l'altro io riesco a vederli. A volte ci danno fastidio, spesso e volentieri capita che le persone che
hanno più conflitti tra di loro sono poi le persone che sono più simili, e quindi è bello farli lavorare insieme anche su piccole attività come può essere quello di lavare i piatti insieme. Li mettiamo proprio apposta per vedere se riescono a trovare la loro quadra, perché così si rendono conto che in realtà l'altro mi dà fastidio perché mi somiglia tanto e quindi quell'aspetto lì ce l'ho anch'io. E solo attraverso questa conoscenza di sé poi possiamo costruire una personalità salda, perché veramente sono tutti ragazzi giovanissimi e vorremmo che avessero un futuro, sono il nostro futuro questi ragazzi, di conseguenza è proprio necessario che loro imparino a guardarsi dentro. E quindi è questo quello che cerchiamo di fare noi, aiutarli a guardarsi dentro, a scoprire chi sono, cosa vogliono essere. Mi è capitato un ragazzo molto molto introverso, grazie al fatto che lui sappia suonare la chitarra, in realtà è diventato un po' il fulcro del gruppo, perché tutti gli vanno dietro e cantano insieme e lui è un po' quello che dirige. Un giorno mi ha detto: ma sa, dottoressa, che non potevo credere il fatto di essere io un po' il leader in questo momento, perché io sono sempre stato uno che mi sono sempre messo in un angolino, invece grazie alla musica, grazie alle sue capacità che teneva nascoste, ha potuto esprimersi e ha potuto farsi conoscere anche dagli altri, e nello stesso tempo lui ha avuto la possibilità di uscire da quel guscio di solitudine, di tristezza, che sono poi le cose che l'avevano portato a fare uso di sostanze. Quindi quello che cerchiamo di fare in questo posto, e che è molto bello che sia qui da 40 anni, veramente sabato festeggiamo questo luogo perché siamo in tanti e crediamo in quello che stiamo facendo, è proprio questo, quello di creare una generazione futura che possa essere felice, che possa essere adeguata e che possa condurre una vita semplice e normale, senza più la sostanza che li schiavizza, perché poi alla fine la sostanza è veramente una disgrazia per loro, una disgrazia per le loro famiglie, e quindi crediamo molto in questo. Grazie. Ascoltiamo la dottoressa Fabiola Di Lauro. Buonasera a tutti. Volevo un po' agganciarmi alle parole della dottoressa Bruna, che ci ha portato la sua esperienza lavorativa riguardo soprattutto un'età molto acerba e molto giovane, no? dei nostri utenti. Invece volevo anche portare un po' un esempio di quella che è una fascia d'età un po' diversa della nostra utenza, perché è vero, entrano nella nostra comunità persone sempre più giovani, ma ci sono anche uomini e donne ormai adulti, quindi questo significa che hanno una personalità già sviluppata e quindi già fatta, già finita, e sono persone che appunto hanno incontrato, hanno avuto modo di diventare dipendenti dalla sostanza per varie motivazioni, soprattutto anche, come diceva il dottor Gagnor, e l'ambiente familiare che spesso li ha portati a fare un uso e successivamente un abuso della sostanza, proprio perché magari avevano non si sentivano capiti in famiglia, avevano magari delle menti che erano completamente diverse da quelle del resto del gruppo familiare, appunto. Questo li ha portati magari ad isolarsi dai propri parenti, a non sentirsi compresi e a rifugiarsi in un certo senso nella sostanza, con l'illusione che questo potesse aiutarli. Purtroppo però spesso, crescendo, avendo magari anche a loro volta una propria famiglia,
si sono resi conto che questa illusione del piacere della sostanza li stava portando appunto a degenerare e a perdere anche la propria famiglia. Spesso abbiamo utenti che trovano la forza di farsi aiutare, quindi di entrare in comunità, magari grazie ai propri figli. Ed è un po' paradossale, perché spesso sono i genitori a dover indicare la strada, la retta via, come si suol dire, per i figli, che è quello che succede con gli utenti più giovani. Invece nel caso della nostra utenza un po' più matura succede esattamente il contrario, spesso sono i figli che spingono i genitori a farsi aiutare e ad entrare in comunità. Qui quest'altro tipo di utenza più matura trova la forza di scoprire dei lati della propria personalità che, come dicevamo prima, è già fatta, è già arrivata ad essere completa, però spesso scoprono dei lati della personalità che non sapevano di avere o che a volte non vogliono vedere, e per loro può essere anche, per carità, difficoltoso scoprirli, ma poi ci lavorano sopra con l'aiuto degli operatori, degli psicologi, ci lavorano sopra e capiscono tante cose. Capiscono loro stessi, capiscono gli altri soprattutto, perché grazie ai gruppi terapeutici si impara anche a conoscere, a capire e a comprendere meglio l'altro. Noi diciamo sempre che la comunità è una palestra di vita, no? È una palestra di vita perché fuori noi non sappiamo con chi abbiamo a che fare, non possiamo scegliere le persone con cui avere a che fare, quindi gli eventuali conflitti che risolviamo all'interno di noi stessi e con gli altri qui in comunità sono poi quelli che andremo a portare fuori e quindi a risolvere anche fuori con le persone con cui abbiamo a che fare. Grazie. Allora ricordatevi per i vostri interventi, per i vostri messaggi, il numero di Radio Mater è il seguente: 331 79 79 1 45 23, 331 79 1 45 23, dipende da come lo si legge, ma l'importante è che possiate fare il numero e scrivere il vostro messaggio. 331 791 45 23. Scrivete, se volete, preferite l'email diretta@radiomater.org, se volete telefonare in diretta 031 64 60 00. Tariq ci porta la propria esperienza. Buonasera, mi chiamo Tariq, io sono un esempio vivente dal percorso che ho fatto qua. Sono quasi 2 anni e 4 mesi che sono qua in comunità Cufrad. Grazie a loro e grazie ai gruppi ho imparato a gestire la mia rabbia, perché io avevo gli impulsi di rabbia, più anche ho imparato a elaborare i miei dolori e farli diventare una risorsa anche delle esperienze passate che ho avuto nella vita, a togliermi anche delle maschere, e il giorno d'oggi ho trovato quel vero sé, quel Tariq che ha capito anche i suoi limiti. E mi sento, come diceva la dottoressa prima, io ho 38 anni, l'ho compito neanche 8 giorni fa, ma dopo tanti anni di meccanismi disfunzionali, per cambiarmi ci vuole, ma io ci vuole tanto, ma ci sto provando tutti i giorni, ormai li riconosco e provo a cambiarli, a riconoscerli e darmi dei limiti, dei paletti per andare avanti, usando anche le risorse che ho scoperto di averle qua dentro. E questo grazie ai gruppi, a mettermi tanto in gioco, avere quella motivazione giusta per cambiare per me
e per la mia famiglia, e vedere anche delle persone che credono in me, e questo tantissimo. Ho trovato anche dei bravi equipe, dal primo equipe da quando sono entrato al secondo, da quello con quale sto adesso, e ho imparato tanto. Sono più consapevole di miei limiti, di mie risorse, e questo tantissimo, perché il giorno d'oggi anche qua dentro la comunità sento tanti che parlano di consapevolezze, ma non stanno veramente consapevoli di cosa sono loro. E questo mi aiuta tutti i giorni, anche a capire il mio stato d'animo appena che mi sveglio, perché questo già mi fa evitare tante cose. E questo è tantissimo per me. Ringrazio tutti. Ci scrive Carla. Buon pomeriggio, scrive. Temo che i social chiudano la mente dei ragazzi di oggi. Il vero quadrato pericoloso, dice lei, temo che sia lo schermo del telefonino. Ascoltiamo le nostre ospiti su questa risposta. Intanto accogliamo le vostre domande, i vostri pareri, scrivete al 331-791-4523. Allora, io penso che Carla, giusto, si chiamava la nostra radioascoltatrice, in parte abbia un po' ragione. Però è da vedere l'uso che si fa, no, dei social. I social non sono altro che uno strumento di comunicazione in fondo. Può essere una dipendenza anche quella, no? Cioè se se ne abusa, ovviamente sì, è normale, ci si iscrive in questo quadrato di questi social e non se ne esce più. È importante anche capire a che età magari bisogna cominciare a farne uso, perché magari se una mente appunto non è ancora matura, non è ancora pronta per farne un buon uso, rischia di esserne risucchiata. Qui ad esempio i nostri utenti non hanno la possibilità di usare i social, non hanno fin da subito la possibilità di usare il cellulare, e questo mi è capitato di ascoltare molti pazienti e sono molto grati di questa cosa, perché sentono proprio la necessità di staccare un pochino appunto dal mondo di internet, dal mondo dei social, quindi spesso ci ringraziano per questa cosa. Quindi in parte sono d'accordo con Carla, però ecco, è vero anche che sono uno strumento molto utile, quindi bisogna un attimino cercare di calibrare il tempo che si passa con i social e di farne il giusto uso. Allora, nell'attesa dei vostri interventi, vi ricordo, scrivete 331-791-4523. Ma quanti tipi di mente ci sono? Perché questa sera io vi ho accennato ai due estremi, la mente quadrata e la mente circolare. Ma in mezzo c'è una quantità enorme, forse innumerevole, forse ognuno ha la sua tipologia di mente, proprio perché dipende dai condizionamenti che abbiamo ricevuto, fin dal deposito genetico fino agli eventi che sono accaduti. Perché? È perché la mente non ha un peso o dimensioni, la mente è un prodotto del cervello, e il cervello è un organo del nostro corpo che contiene diverse strutture e milioni e milioni di neuroni che producono i pensieri, le idee, le credenze in funzione di quello che è accaduto attraverso l'apprendimento sensibile. Noi abbiamo le percezioni, viene veicolato dal mondo esterno a noi tramite i sensi che captano onde elettromagnetiche che trasmettono al cervello, e il cervello crea pensieri, idee, eccetera. E poi allora la mente, quindi, non è un qualcosa di fisico, di toccabile, ma è il prodotto di tutto quello che... Ci sono stati diversi studiosi, io me ne voglio
accennare a due di questi studiosi. Uno, Howard Gardner, l'altro Walter Riso, che hanno proposto diverse classificazioni di menti. Walter Riso lavora come psicoterapeuta e insegnante universitario e lavora a Barcellona, è un divulgatore anche di tematiche psicologiche che siano accessibili a tutti. E Howard Gardner è uno psicologo docente negli Stati Uniti, più conosciuto soprattutto per la teoria sulle intelligenze multiple. E allora che cosa succede? Che Walter Riso afferma che ci sono, lui parte da una macro categorizzazione, dice tre tipi di mente, rigida, ed è quella che prima abbiamo definito come quadrata, poi lui dice flessibile, ed è quella che abbiamo, e più si avvicina al cerchio, e poi dice la mente liquida. Che cos'è la mente liquida? È un tipo di mente inconsistente, che non ha una base solida. Questi soggetti, secondo questo autore, si adattano all'ambiente, ma non lo fanno di loro spontanea volontà. Questo fa venire in mente ciò che la dottoressa Bruna diceva prima dei giovani, degli adolescenti, che crescono rimanendo adolescenti interminabili. Si lasciano trascinare, e come stavamo ascoltando dai social, dal telefonino, dai like, da non so cosa, no? Non possiedono uno spirito critico, non hanno mai maturato una forza interiore. Non sono individui coerenti, non hanno punti di riferimento a cui rifarsi. E dopo varrà la pena, ma probabilmente lo faremo la prossima volta, di parlare dei tipi di mente secondo Howard Gardner delle intelligenze multiple, perché dobbiamo dare una risposta a Elide. Elide chiede alle nostre ospiti: menti di natura circolare, una mente circolare, possono diventare quadrate come meccanismo di difesa? Penso ai casi di trauma, ai casi di abuso. È possibile? Ascoltiamo le nostre ospiti. Beh, è una bella domanda questa. Sì, sicuramente ci sono diversi meccanismi di difesa e costruirsi una corazza intorno per evitare di essere nuovamente colpiti può proprio cambiare le persone, può far diventare un cerchio, può farlo diventare un quadrato, ma in realtà sotto sotto la sua forma rimane, probabilmente rimane nascosta. A volte capita, arrivano qua da noi delle persone che potrebbero essere dei favolosi cerchi, ma ahimè sono chiusi, sono coartati, hanno paura. Solitamente l'emozione predominante è proprio la paura, perché quando ci si costruisce una corazza dopo aver vissuto dei traumi, la paura di ricadere nuovamente in un nuovo trauma fa sì che questa persona piuttosto preferisca non vivere e quindi si rinchiude. Questo mese, ad esempio, noi abbiamo lavorato proprio sul disagio, e il disagio, molti dei miei ospiti hanno proprio parlato dell'isolamento come meccanismo di difesa, proprio per non farlo vedere agli altri, proprio per non essere vulnerabili e essere inattaccabili. Però sono delle persone splendide e che spero possano fiorire a breve. E spesso capita di sentire: io prima non ero così, vero? E perché dopo un certo periodo, dopo arrivati ad un certo punto del percorso, poi cominciano ad assumere anche la consapevolezza, no? Dati tutti gli strumenti che gli vengono messi a disposizione, cominciano ad avere questa consapevolezza di questo cambiamento che è stato messo in atto all'interno di loro stessi,
E quindi sì, la frase che spesso sentiamo dire, io prima non ero così, adesso sono tornato ad essere come ero prima. Ed è una frase che spesso fa piacere sentire, insomma, perché significa che si sta ricostruendo qualcosa in quei casi. E prima di chiudere, allora, rispetto alle intelligenze multiple di Howard Gardner, faccio riferimento a questo punto, che l'autore pensa che ogni persona, quindi abbiamo visto da una parte gli due estremi, menti quadrate e menti circolari, poi in mezzo ci sono tutti quelli che hanno la mente liquida, abbiamo visto, ma lui dice che gli individui possono agire con stili diversi per risolvere problemi che hanno un ordine di acquisizione che dipende dallo stadio di sviluppo in cui si trova l'individuo. Tradotto, cosa possiamo dire? Che è quello che stavano dicendo le nostre ospiti. Se una persona entra in un percorso di conoscenza di sé, arriva a conoscere quali sono le sue modalità che prima non conosceva di far fronte alle situazioni. Allora lui fa l'esempio, in ultimo minuto prima di chiudere, l'elenco, le menti disciplinate, è quello che è disciplinato nel senso di non memorizzare ma comprendere e risolvere il problema, acquisire abitudini che permettono di fare progressi nell'apprendimento, cioè vanno avanti, e allora su quelle puoi fare un lavoro. La mente sintetica, e questo tipo di mente diventa importante al giorno d'oggi perché le nuove tecnologie possono portare a un'inondazione di informazioni. Di fronte a questo eccesso di informazioni, le persone con una mente sintetica imparano a sintetizzare i dati e utilizzare solo le informazioni che poi gli servono. Una mente creativa è legata alla creatività, alla capacità di essere originale, imparare a fare nuove domande a se stessi. Vedete che se stiamo attenti, vedete che tutto quello che ci hanno detto i nostri ospiti qui si ritrova. Ecco, e andiamo in chiusura. La mente rispettosa è quella che crea un'atmosfera favorevole di convivenza. Una mente riflessiva tende a analizzare l'ambiente e i comportamenti. Una mente pratica. Allora, cosa vuol dire? Con questo chiudo, che questo autore Gardner delle intelligenze multiple dice: facciamoci aiutare per arrivare alla quadratura del cerchio di cui dicevo prima, a fare in modo che se anche abbiamo tanti spigoli, lasciandoci aiutare nel crescere, possiamo aprirci e smussare gli angoli e arrivare a toccare il cerchio e unirci col cielo. Amici cari, ci fermiamo qui. Grazie per essere stati con noi. Io vi ricordo che potete riascoltare la presente trasmissione e anche le precedenti andando sul canale YouTube Cufrad Centro di Cura, oppure alla pagina Facebook Cufrad News su alcol e droghe o al sito cufrad.it. Vi ricordo che il prossimo incontro con il Cufrad è proprio previsto per settimana prossima, che sarà giovedì 6 luglio alle 17:30. Grazie per essere stati con noi, vi invito a rimanere all'ascolto delle trasmissioni di Radio Mater, con questo lascio la linea alla regia centrale.